Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Vapore. Oggi andiamo con la tier list di Pokémon Unite aggiornata il 4 maggio 2023. Non c'è stata nessuna patch, purtroppo, perché dopo l'uscita di Chandelure ci aspettavamo una patch, ma non è arrivata. A quanto pare è arrivato solo un piccolo bug fix e questo purtroppo non aiuta il meta. Infatti la tier list che abbiamo fatto qualche tempo fa non sarà stravolta, qualcosina c'è di nuovo, perché c'è qualcosina di nuovo, ma ecco, aspettiamo la vera patch che dovrebbe uscire a breve e in realtà speravamo proprio oggi 4 maggio, ma a quanto pare no. Non lo so, ce lo faranno uscire insieme all'uscita di Umbreon, che però è prevista per il 22, quindi 22 maggio ancora un po' ci manca, una ventina di giorni, ma vi invito a lasciare un bel like, a iscrivervi al canale, entrare nel gruppo Telegram che è aperto a tutti e mi raccomando, cosa importantissima, passate anche su Twitch perché tutte le mattine streamo Pokémon Unite dalle 10. Ma andiamo a fare quindi questa tier list, la divideremo per lane e jungle. Vi spiego velocissimamente questa cosa perché l'altra volta me l'avete chiesta, che cosa significa lane e cosa significa jungle, me l'avete chiesta e quindi vi rispondo. Lane sono le due linee, semplicemente, quindi andare nella linea superiore o nella linea inferiore, mentre la jungle è la linea centrale, che in realtà è, non c'è una vera e propria linea, ma ci sono Excavalier, Exeggur, quelle robe lì, Baltoi, ecco. Chi va nella linea centrale va a farmare quelle cose lì e poi va ad aiutare una delle due linee. Quindi questo è quanto. Poi andiamo, dunque, andiamo con Zoroark in lane. Ricordiamoci che in lane Zoroark e un po' tutti gli assassin, quindi gli velocisti, non fanno benissimo. Io lo metterei... Eccoci, mi ero scordato di mettere la tier S+, ragazzi. Se no è un casino. Dicevamo, Zoroark in lane non fa benissimo, perché comunque è un assassino che vuole prendere livello subito il livello 5 per prendere appunto la sua mossa, che sia finta, che sia Night Slash. Ma ecco, non è neanche così male. Lo metterei in una B modesta, perché non è male, ecco, però se trovi contro avversari temibili quali i king di questo meta, praticamente Lapras e altri tank, non riesce a fare grandi giocate. Comunque non male. Absol in questo meta, ragazzi, non vi consiglio Absol. Io lo metterei in una tier C, giusto perché comunque i danni li fa contro i Pokémon fragili. Il problema, appunto, sono tutti i tank che ci stanno in meta. Zeraora. No, Zeraora è una tier D. Diciamo che in lane forse un pelino meglio, perché le sue spelle iniziali sono abbastanza forti, tra virgolette. Però no, diciamo che non è promosso di certo, non è forte. Poi, oh, ragazzi, che... Io voglio specificare questa cosa: se io dico che non è forte lo metto in tier D o in tier E, non significa che una partita non la potete vincere e fare 10 kill, 20 kill con quel Pokémon. Assolutamente, lo potete fare, però la maggior parte delle partite non andranno come volete voi. Dodrio, in lane Dodrio a me piace, lo metterei sicuramente su una tier alta o A o S. È un buon pick anche in lane, perché può lastittare molto facilmente i minion, può scurare molto facilmente, quindi staccare i pesetti, il biscotto, quello che ci giocate, ma anche eventualmente invadere. Anche eventualmente invadere la linea, la giungla avversaria. Quindi ci sta, secondo me, una A/S, soprattutto in solo queue, che non appena rubiamo qualche minion, gli avversari riescono, cioè non riescono più a recuperare. Se prendiamo per Forbecco li massacriamo. Andiamo con Talonflame invece in linea, non è granché, gli metterei forse una tier C insieme ad Absol. Non il migliore dei pick, anzi forse così così, anche perché le predi di Talon non hanno grandi mosse. Una volta che diventa Talon, allora ok, ma prima. Gengar lo metterei forse in una tier E per la lane, perché... Non, ecco, lui è proprio uno di quelli che in lane fa davvero fatica. Fa davvero fatica, è veramente terribile in lane. Ah, è vero, quella leccata che è carina, ma no, ragazzi, non giocate Gengar in lane. Eldegoss
Helios per me è una tire S tranquilla, ovviamente in lane è il suo ruolo principale, va in giungla lui, ma ecco, non lo metterei S Plus perché abbiamo già un protagonista dell'S Plus, quindi forte e solido Eldegoss, una buona ulti, buone cure, buoni scudi, buoni danni anche, quindi veramente completo e sinceramente anche in alcuni team lo preferisco rispetto a chi metteremo in S Plus, ma ecco, dobbiamo rendere di nota a un altro Pokémon che sta, secondo me, anche più su per la maggior parte delle situazioni. Clefable, invece. Clefable io lo metto pure in S, ragazzi, perché lo metto in S perché countera la maggior parte dei pick attuali, praticamente, perché un buon 80% dei pick che si fanno in questo momento non hanno modo di muoversi dentro la gravità di Clefable. Non hanno modo di fare le spell, non hanno modo di fare gli auto-attacchi addirittura, quindi molto forte. Inoltre, cura, ha una bella cura con la sua spell, perché non metterlo così? Andiamo avanti con Blissey. Blissey è quello che sono un po' indeciso, comunque non è male, infatti lo metterei in una comunque tier alta, una A barra B, oddio, B forse un po' esagerato perché comunque è buono, lo metterei in A sicuramente, anche perché entrambe le build, cioè quella che cura e quella con lo scudino che dà la resistenza ai controlli, sono abbastanza viabili, quindi ecco, però niente di speciale, forse meglio gli altri due. Sableye dà un botto fastidio, raga. Il problema è che bisogna saperlo giocare, bisogna saper andare a invadere la giungla avversaria, bisogna saper focussare anche il target giusto, quindi del team avversario. Non dobbiamo andare sui tank, per dire, dobbiamo assolutamente andare su quelli che vogliamo mettere sotto effetti di controllo. È molto difficile da giocare, però una tier A sicuramente. Ed è arrivato il momento della Tier S Plus. Ci ho fatto anche uno short a riguardo. Secondo me è il Pokémon più sbroccato in questo momento. Confi è illegale. Confi è illegale. Quella ghirlanda che ti permette di diventare OP chiunque tu sia. Se tu hai Confi addosso, anche con Zeraora, sei un mostro. Sei un mostro perché ti curi tantissimo, stunni, ma soprattutto la cosa sbagliata è quella. Non è tanto la cura, che sì, già di per sé è fortissima, e la cura con le sue abilità, con la ulti, ok, la cura d'accordo, va bene che cura, ma non solo, stunna anche tutti gli avversari intorno a quello che ha Confi addosso. Con quella mossa, che non mi ricordo come si chiama, ma quella che lancia i petalini che stunnano. Cioè, quella è illegale, quella mossa. Dovrebbero assolutamente farla. Andiamo avanti con Wigglytuff. Lo vedo sotto gli altri support, quindi una tier B, perché comunque porta abbastanza utilità, non è così male. Una tier B anche per Mime, forse gli metterei una tier C al momento, in realtà non lo sta giocando veramente nessuno, quindi per lo più, ecco, mettiamolo in tier C perché per di più in solo Q non riesce troppo a fare grandi cose, ecco. La sua ulti è comunque buona, però fa fatica. Upa invece è una tier A, perché, vi spiego, magari in competitivo lo metterei più su, ma siccome qua stiamo parlando di solo Q, quindi quando giochi da solo, al massimo con un amico, ragazzi, non riesci troppo a organizzarti con Upa. È sicuramente molto forte, quindi sta nella parte alta della classifica, ma dipende anche da come si gioca, perché è anche molto difficile da giocare Upa. Metti un portale al momento sbagliato, magari fai perdere il tuo team perché li mandi in base mentre gli avversari la settono a Rayquaza, per dire, o un qualsiasi obiettivo, quindi non facile. Slowbro, tier S sicuramente. S di sicuramente, perché è un po' il counter di quelli che sono i pick più forti al momento, riesce a bloccarli, questo l'abbiamo sempre saputo dall'inizio del gioco praticamente. È un pick che non è mai invecchiato, Slowbro, perché quando c'era quel Pokémon
fuori misura, cicciava fuori Slowbro, perché Slowbro lo metti lì, lo ulti, lui non può togliersi in nessuna maniera, non può togliersi l'effetto di controllo della ulti di Slowbro, e quindi il tuo team può ammazzarlo in tutta tranquillità. Quindi Slowbro fa questo lavoro qui. Snorlax molto forte, ma ragazzi, non lo consiglierei in solo queue, perché non fa, ecco, è una B, è molto più forte in team Snorlax piuttosto che in solo queue. Non fa grandi cose e magari sì, stun, c'ha molti stun, molta resilienza, non viene giù con niente. Il problema è che il tuo team deve saper sfruttare queste cose e molto spesso non riesce, ci sono tank migliori al momento. Stessa cosa per Mamoswine, al momento ha dei grandi danni ma non riesce a metterli sui target giusti, perché dall'altra parte c'è Lapras. Perché dall'altra parte c'è Lapras, quindi perché prendere Mamoswine quando posso prendere Lapras? Un pick da S+, secondo me. E non so se l'avevo messo in S la scorsa tier list, non mi ricordo, ma comunque è sicuramente un S+. Un tank immortale, perché questo coso è immortale, la passiva è broken, che ti diminuisce i danni che prendi. In più fa dei danni esagerati con la sua mossa Hydro Pulsar, con Gelo Raggio puoi fare ancora più danni se vuoi, oppure puoi prendere Bolla Raggio, che comunque buona, stunna tutti gli avversari che prendi e in più ti dà anche scudo. Diciamo che è abbastanza fuori misura Lapras, andrebbe sicuramente nerfato. Una valida alternativa a Lapras però è Gudra, che lo metterei comunque un pelino sotto una Tier S. Ma a me piace molto Gudra, ragazzi, perché soprattutto con la build con Fanghiglia, che stavo riscoprendo proprio in questo periodo, ma anche l'altra non è male, anche quella con Drago Pulsar non è niente male, quindi ha delle buone mosse, ha soprattutto la frustata, il Power Whip, che attira gli avversari a te. Questo fidatevi che è una grande cosa durante i teamfight, perché magari c'è l'Espeon, c'è l'attacker che non riuscite a prendere, però frustata di Gudra, ve lo attirate e il vostro team lo massacra. Fidatevi che non è niente male. Blastoise al momento riesce a splendere in alcune partite, ma selezionate. Blastoise o fa altamente schifo o fa altamente bene, quindi spesso quando fa altamente bene è perché c'è Confi in team e lui sta giocando Water Spout e Spin, insomma, quindi quella che gira e fa un sacco di danni. Io però più di metterlo più di una B non me la sento, perché è un pick strasituazionale che sì, ha i suoi punti di forza ma anche grandi punti di debolezza, come ad esempio la doppia evoluzione, le mosse che a livello 5 sono praticamente inutili, soprattutto se prendi Zampillo che hai solo la pioggerellina e la testata che non ci fai niente fino al 7, quindi... Crustle è sicuramente una Tier D, ragazzi. Tier D se non Tier E non è valido al momento. Se lo volete giocare perché è divertente da giocare con i crit, assolutamente d'accordo, sarà divertente, ma ecco, non è proprio il massimo. Sì, D come divertimento praticamente, perché è un pick for fun. Forse l'unico che se la batte con Crustle è Grident, che non so se mettere in Tier D o in Tier E. È sicuramente debole al momento, non riesce a fare grandi cose. Quando abbiamo dei mostri sacri come questi in meta, Grident non riesce a fare granché. Però ecco, queste posizioni diciamo che sono invertibili e nessuno si offende, secondo me, perché sono entrambe un po' sotto la media al momento. Trevenant invece è una solida A. È una solida A, è sceso un pochettino perché è stato nerfato nell'ultima patch, però non è male, non è male. Comunque i suoi danni li fa, tanca, in una partita ho tankato 130, 40, 150 mila danni con Trevenant, anche non avendo fatto una gran partita, quindi comunque i suoi danni li tanca, riesce a stare in mezzo al fight, quindi la ulti anche è molto buona, quindi ci sta una bella A. Anche perché stiamo parlando di pick in lane e quindi maggior ragione
questi, i tank per lo più sono tutti da lane, Grident e Crasso sono quelli che fanno più fatica. Vi ricordo che stiamo parlando di lane, ma parliamo di lane ulteriormente con Garchomp. Garchomp in lane forse è uno dei pick un po' più scarsettini. Non so se lo metto, non so se lo metterei in E o in D, ma ecco, è tornato quel periodo in cui Garchomp non riesce a fare niente, perché appunto non ha abbastanza danni e abbastanza sustain. Forse lo metterei in D anche lui, perché forse vedo un pick che in lane è ancora peggio. Anzi, forse ne vedo due, perché Machamp attualmente, secondo me, riprende la posizione che aveva mesi e mesi fa in Tier E. Machamp, ragazzi, soprattutto in lane, io non ce lo vedo. In giungla tanto meno, ma almeno un pelino di più, il 5 almeno lo fa, quindi forse in giungla sarà un pelino più su, ma è proprio Machamp il problema, ragazzi. Proprio Machamp che al momento fa davvero tanta fatica, sono tante le partite che dovete fare per prenderne una buona con Machamp, quindi insomma non il massimo. Mentre Gigio Slash potrebbe essere un buon pick, ma niente di eccezionale. In lane dice la sua, ha un buon last hit, ma ecco, quando si tratta di fare livello 5 lui non è fortissimo, perché ha bisogno anche del livello 7 per prendere l'altra mossa, quella difensiva che lo fa swappare in forma scudo, che è la sua vera forza. Quindi dal livello 7 è buono, il problema è che in lane livello 7 fai un po' fatica a farlo. Dragonite compare di Machamp, secondo me al momento uno dei peggiori pick che potete fare, soprattutto in lane. Charizard, anche lui in lane non è granché, infatti lo vedremo in Tier forse, no in realtà ragazzi è abbastanza bad Charizard in lane, però ecco, forse un pelino meglio di Garchomp, non lo so, siamo lì comunque, quindi lo mettiamo in C, giusto per, vediamo, poi vediamo se mai lo sposto. Oddio, in realtà no, sto già vedendo chi può andare in C e forse lui va in D. Lucario. Ragazzi, Lucario sempre forte. Lucario è un Tier A, solido. Non è magari il Tier S Plus a cui siamo abituati, però è un pick solido che ha un ottimo kit, perché è un kit che ti permette di stunnare l'avversario e fare danni. Questo sto parlando delle prime mosse, quindi Meteor Pugno e attacco rapido. Di stunnare l'avversario, fare danni, avere uno scatto, avere la passiva che ti dà scudo. Il kit di Lucario, quello è forte. Buzzol in lane è forte. Il problema di Buzzol è dopo la lane, che non riesce più a fare grandi cose, perché una volta che prende vantaggio non riesce a sfruttarlo, molto spesso perché le sue abilità sono molto piccole di range e il minimo errore viene punito. Quindi una volta che missi magari la mossa ti distruggono, e quindi non è il massimo. Tyranitar. No. Ragazzi, Tyranitar in lane al momento è un suicidio. Praticamente non ha senso. Piccate qualcos'altro, perché piccare Tyranitar in lane significa stare a livello 4 fino a 5 minuti praticamente. Saranno molto difficili le partite in cui riuscirete a livellare. Se proprio volete giocare Tyranitar, io direi di andare in giungla. Ma ecco, non è il miglior pick al momento. Urshifu invece ve lo metto in C, perché anche lui in lane fa fatica. Nonostante sia uno dei pick più forti magari per la giungla, e dopo lo vediamo dove lo metto, ma in lane fa molta fatica, perché le sue mosse iniziali sono veramente bad, veramente brutte. E quindi una volta che riusciamo a fare il livello 5 siamo a posto, e va bene. Il problema è farlo contro alcuni pick, non riusciamo, quindi non il massimo. Zacian, anche in lane, secondo me, è un Tier S, tranquillamente. C'è niente a spiegare, Zacian è il solito Zacian, quindi fa danni, ne fa tanti, che sia in lane, che sia fuori. Anche le prime mosse sono forti, perché comunque le può resettare, quindi... Scizor. Ora Scizor,
XD, perché Scizor comprende sia Scyther, qui purtroppo non le hanno differenziate in questa tier list, ma sia Scyther che Scizor stesso. Scyther, ragazzi, io lo vedo un pelino meglio di questi pick, sinceramente. Scyther non è male con le mosse iniziali, il problema è dopo, che Scyther, a parte che parliamo prima di Scyther e poi di Scizor. Scyther è molto difficile da giocare, poi se vai in lane non riesci a prendere quel vantaggio che ti permette di one-shottare gli avversari di solito. E per quanto riguarda Scizor invece, al momento non ha abbastanza danni. Magari sì, resiste un pochino, ma non ha proprio abbastanza danni. Non ha senso proprio. Azumarill lo metterei in una tier C. Anche lui fa difficoltà, ma almeno si evolve al 4 e ti dirò, ha una buona mossa, ma non è niente di che nel meta attuale, quindi tier C. Zarina forse direi che se una volta era considerata quella la regina del livello 6 praticamente, perché una volta raggiunto il livello 6 sfasciava chiunque. Adesso non è più così. Una volta raggiunto il livello 6 continua a fare fatica, diciamo, perché non fa schifo, però fa fatica. E quindi non ha granché senso. Poi in lane, lei non si è mai giocata a giungla. La metterei in una tier D. Andiamo con Cramorant invece. Cramorant in lane è buono. Si gioca anche in giungla questo coso, vi dico, con le mosse sub e air slash, ma in lane anche non è male, perché Mulinello ha un buon last hit. Comunque si riesce a aggiustare il last hit, gli metterei una tier A e riesce anche a fare qualcosina di decente. Sicuramente, ecco, se lo giocate bene, a non perdere la lane male, come succede con altri attacker, come ad esempio Cinderace, che metterei in tier D, giusto perché c'è qualcuno peggio di lui, ma ecco, Cinderace non è in un buon momento, sicuramente, né in giungla né in lane, tantomeno in lane, perché, ecco, veramente in lane... Guarda, forse lo metterei addirittura in E, perché in lane proprio no, non ce lo vedo per niente, soprattutto al momento, vedrei altri attacker in lane, ma lui proprio no. Ninetales, rimane sempre quella via di mezzo, Ninetales, tra il Pokémon buono e Pokémon che è un po' così così, quindi una tier C. In lane metterei sullo stesso piano anche Venusaur, che se riesce a prendere già qualche last hit e fare il 5, ha la sua mossa Sludge Bomb, non ha solo il raggio, e quindi deve fare il 7. Così così. Greninja, stessa cosa secondo me, in lane non è... Forse anche un pelino più giù, perché Greninja... No, sì, effettivamente... In lane non è granché. Pikachu invece è abbastanza buono, lo metterei allo stesso livello di Cramorant perché è abbastanza forte. Garde mi trovo in difficoltà, perché io lo gioco abbastanza bene anche in lane, magari per tanti è così, però se tu trovi un avversario che sa giocare effettivamente c'hai tanta difficoltà, quindi lo metterei comunque in D. Preferisco andare giungla se posso con Gardevoir, così che prendo sicuramente i livelli e faccio molto meglio rispetto alla lane. Sylveon invece è un ottimo, secondo me è un ottimo laner. A me piace un botto Sylveon. E poi è facile, raga, è facilissimo Sylveon. Prendete Meme Fiamma, che non è più Meme Fiamma perché è forte. È forte, che gli dobbiamo dire? Che gli dobbiamo dire? È forte Sylveon, anche perché appunto si evolve al 4, c'ha un buon last hit, ti evolvi al 4, quindi qualche minion lo prendi sicuro, ci sta, dai, in lane è buono. Decidueye in lane pure no, meglio di Cinderace, forse anche un pelino meglio di Greninja, ma non da metterlo qua, no, anche se... Ecco, in alcune partite ti può andare bene, però se trovi l'avversario giusto, ragazzi, no. Decidueye, meglio non giocarlo in lane. Duraludon, ragazzi, è nato con l'idea di avere una fase di corsia molto forte e poi calare durante la partita. Il problema è che non è così. Cioè, la fase forte di Duraludon è quando non lo prendi, perché la fase forte di Duraludon...
quando picchi un altro Pokémon. Però, ecco, mi sento forse un po' esagerato metterlo in E perché ha un buon win rate, fondamentalmente, perché riesce a lastettare Rayquaza molto spesso. Lo metterei in C, però, perché ecco, non è il top pick della vita. Però sì, dobbiamo anche guardare il win rate e effettivamente lui ce l'ha buono, quindi niente da dire. Espeon. Abbiamo da dire qualcosa su Espeon, sono 4 mesi che è sbroccato, non lo so, un paio di mesi che è sbroccato, questo coso one shot anche i tank, ragazzi, giocate Espeon se volete vincere le partite, se volete divertirvi magari giocate qualcos'altro perché il gameplay di Espeon, dov'è il mio pad, è attualmente questo, cioè, avete il tastino con la mossa, questo, ecco. Così, fate così e giocate Espeon, che è una mossa Psyshock che dovete premere, neanche ammirarla, perché tanto la mira da solo, quindi. Però, ecco, forte, sicuramente forte, S+. Delphox. Delphox in lane. È una Tier B. Buono, ma c'è di meglio. Poi è anche molto difficile da giocare, quindi. Così, così. Glaceon. Glaceon ha anche una Tier B, secondo me, perché. E anche lui si evolve a livello 4. La mossa che prende a livello 4 è abbastanza forte. Quindi, che sia Icy Wind o l'altra, quindi entrambe sono forti. E poi a livello 6 prendi l'altra, ci può stare in lane. Mew, una Tier S, tranquillissimo proprio. Dato che è stato nerfato, è stato nerfato più volte Mew, ma è ancora Tier S, molto forte. Dragapult in lane. Dio santo, no, lo metterei al pari di Cinderace probabilmente. Dragapult in lane, ragazzi, fa una fatica bestiale perché non ha nessuna mossa per lastittare e ha solo i suoi autoattacchi. Quindi lui autoattacca e spera di lastittare qualcosa che probabilmente non arriverà. Ma Chandelure invece, ecco, Chandelure in lane non è male. Non è male perché ha un buon lastit. Quindi può prendere effettivamente dei minion e non appena fa il livello ha anche una bella mossa. Infatti, sia lanciafiamme o vampata, sono entrambe belle mosse. Ti direi, gli metto una Tier A. Dai, ci sta, ci sta. Di incoraggiamento, no, è una Tier A meritata, secondo me. Non è forte come quelli sopra, ma è sicuramente forte come questi. Il problema, ecco, che dovete stare molto, molto attenti quando giocate Chandelure perché appunto è molto fragile e quindi cadere nella trappola avversaria e andare un pochettino troppo avanti e morire è un attimo. Occhio, occhio. Ma andiamo a fare la tier list adesso per la giungla. Ed eccoci quindi con la seconda parte per la giungla, quindi la linea centrale. Vediamo un po'. Andiamo con Gengar, che è il pick che prima faceva più fatica praticamente della Tier E. In giungla già qualcosina in più fa, però ecco, non è sicuramente il suo meta. Non gli metterei più di una Tier C, perché comunque i danni li fa, ma ecco, non lo consiglierei da giocare. Talon già un pelino meglio, gli metterei una Tier B invece per lui, perché fa comunque dei buoni danni e in giungla riesce a prendere abbastanza livelli. Una Tier S anche per Dodrio, quindi non rimane, cioè non viene modificata la sua Tier, secondo me è buono sia in lane che in giungla. Zeraora fa fatica comunque. Ragazzi, finché Zeraora prenderà le mosse al 6, all'8, ma soprattutto le mosse potenziate al 12 e al 14, io più in su di D C non lo posso mettere, secondo me, soprattutto nel meta attuale. Zoroark S. Zoroark in giungla, ragazzi, è devastante. E riesce a prendere subito il livello 5 e shottare gli avversari. Che tu prenda finta o Night Slash, non importa. Se sei bravo con Zoroark, fai grandi cose. Quindi Tier S per lui. Una Tier invece. Oddio, ho sbagliato. Una Tier invece. Per Absol metterei una Tier B. Fa ancora. Sì, fatica anche in giungla. Quindi non metterei Tier A per questi velocisti. Non credo ci sia nessuno. Tier S entrambi che sono questi molto forti. Quindi andiamo avanti con questi pick che non si giocano in giungla. Quindi non li metterei.
Ecco, ho spostato quindi tutti i support e defender che di solito, ragazzi, non si giocano nella corsia centrale. Se volete giocare uno tra questi support e defender, andate semplicemente in una linea piuttosto che in giungla. Non ha senso occupare la giungla con uno di quei pick. Meglio occuparla con un pick diverso, come un rounder, un attacker, un velocista che hanno bisogno di tanti livelli. Andiamo a parlare invece di Garchomp. Garchomp in giungla non è così male, gli metterei una Tier B, però ecco, diciamo che ci sono protagonisti migliori di lui, soprattutto per la giungla, appunto. Zarina, no, non lo giocherei assolutamente in giungla, forse va addirittura in una Tier E insieme ad Azumarill, perché no. Oddio, Tier E forse è un po' esagerato, però Tier D non lo giocherei assolutamente in giungla. Anche perché Azumarill si evolve al 4, non ha granché senso. Sarina sì, si evolve al 6, ma ecco, non fa grandi cose proprio nel meta attuale. Tyranitar, una Tier C, di più non gliela posso dare. Dio, fo ecco, forse una C più, perché arrivare a B pure è difficile. Dio, aspetta, fammi pensare, perché Tyranitar, se andiamo in giungla, riusciamo in qualche modo ad evolverci, comunque i suoi danni li fa. Guarda, gli do una B giusto perché c'è anche Garchomp. Gli do una B giusto perché c'è anche Garchomp e effettivamente la loro potenza secondo me è abbastanza simile in questo momento. Quindi ci può stare. Urshifu è un S+. Secondo me è veramente forte in questo momento. Soprattutto la versione acqua. La versione buio è un po' calata perché è stata nerfata nelle ultime patch, ma quella acqua è devastante perché riesce a fare grandi danni, ma soprattutto ha un sustain decisamente importante, quindi non riusciamo a buttarlo giù in nessun modo. In più, se ci si mette pure Confi addosso, proprio non ne parliamo. Ecco, Buzzwole in giungla non lo giocherei, sinceramente lo preferirei in lane, quindi gli metto una Tier C. Scyther e Scizor. Allora, Scyther non è malvagissimo, ma al momento lo metterei in una Tier B perché ci sono dei signori che fanno il suo lavoro, ma meglio. Quindi Scyther è più un velocista che un allrounder, quindi dobbiamo confrontarlo un po' con Dodrio e Zoroark. Il problema è che Dodrio e Zoroark fanno il suo lavoro meglio, più semplicemente. Scyther fa un po' fatica. Mentre Scizor lo metterei probabilmente in E. Scizor giungla non ha senso di esistere, ragazzi. Quindi no. E Tier E assolutamente. Però facciamo una via di mezzo, lo mettiamo in C. Perché un giorno divideranno Scyther e Scizor in questa tier list. Zacian S+, lo dobbiamo dire. Sciotta, qualsiasi cosa. Fortissimo, bla bla bla. Ecco. Giocatelo. Se volete vincere, se volete divertirvi, ci sono altri pick. Dragonite. Non è così male, sicuramente è meglio di questi, ma ecco, bisogna saperlo anche giocare abbastanza bene. Sto parlando del Dragonite con Iperraggio, ovviamente, perché l'altro è ancora memino, ragazzi. L'hanno anche buffato nelle ultime patch, ma è ancora un po' memino e non gli darei più di una C al momento. Non darei più di una B a Aegislash in giungla, perché fa buone cose, ma non è eccelso. Darei una D a Machamp, che almeno sale di una posizione rispetto alla tier list per la lane. Mentre darei anche una D, forse perché è troppo severa. Non giocherei Lucario in giungla, ragazzi. Non è un pick da giungla, è un pick da lane. Quindi in giungla è una tier D, secondo me. Quindi, non che sia scarso, però perché lo giochi in giungla non ha senso. Charizard, invece, è un tier B ancora. Non abbiamo ancora riempito la tier A ed E. Mo' vediamo se qualcuno ci arriva. Ecco, sicuramente Pikachu. Sicuramente Pikachu in giungla è una tier E. Non ha senso. State trollando probabilmente se state giocando Pikachu giungla. Mentre invece Gardevoir a me piace. Una tier A. Abbiamo subito riempito la A e la E che erano rimaste vuote. Una Tier A perché è buono, fa dei buoni danni, è un gank a livello 5. Cioè, quindi quando noi abbiamo finito la nostra giungla, arriviamo in una lane, abbiamo la mossa Psyshock che fa dei danni clamorosi, uno delle più forti probabilmente a livello 5.
Sylveon, anche questo non lo vedo troppo bene in giungla, non ne capisco troppo il senso, anche se ci può stare magari in qualche team competitivo, ma ecco, noi stiamo parlando di solo Q, quindi no. Mentre una tier A per Decidueye, che è sicuramente ottimo, come vedete questi Pokémon qua fragili, come Gardevoir e Decidueye, sono sotto questi due, quindi cosa vorrà dire secondo voi? E sotto anche questi, che questi qua sono al momento quelli predisposti per shottare questi qua, che altrimenti dominerebbero il meta se non ci fossero questi quattro qua sopra. Duraludon, no, non gli darei una lira, quindi lo metto in C. Espeon è una B, perché comunque è forte, straforte, però non lo giocherei in giungla, anche lui. Mentre, ecco, forse allo stesso piano metterei Delphox, perché è buono, ma ecco, per quello che fa ci sono altri pick più semplici, anche lo stesso Gardevoir. Anche lo stesso Gardevoir, che fa comunque degli ottimi danni, come Delphox. Magari Delphox c'ha la cosa in più che la ulti toglie le cure, quella è una cosa sicuramente importante, però insomma. Glaceon invece in giungla è molto forte, perché riesce a prendere subito dei livelli e a gankare velocemente e in maniera molto molto impattante. Però dopo il livello 8 secondo me cala, perché gli altri pure prendono livelli, non fa più i devasti come prima. Mew giungla, non, no, cioè non ce lo vedo. Tier C, Ninetales giungla, probabilmente una Tier E insieme a Pikachu. Mentre invece Venusaur, anche questo lo vedo una forse B più al momento, forse una A meno, qualcosa del genere. Non il miglior pick, ma neanche così scarso, quindi ci può stare il Venusaur giungla. Andiamo con Dragapult invece. Dragapult è complicato pure, perché è un buon attacker, fa dei buoni danni, però c'è sempre quel però. Fragile, ha bisogno di tanto supporto, ha bisogno di tempo per fare i suoi danni, cosa che invece un assassino li fa immediatamente, quindi B al momento. B anche per Greninja, sono tutti nella media questi jungler, più o meno, secondo me questi li vedo tutti sulla pari, più o meno, una roba del genere. Cramorant un pelino sotto, un po' un pick da professionisti, Cramorant giungla, non lo vedo per la solo Q, non troppo perlomeno, ma Cinderace assolutamente problematico da giocare adesso, anche se fa degli ottimi danni, fa degli ottimi danni, se supportato a dovere può sciogliere tanti tank che ci sono in meta, ma ecco, fa fatica sicuramente. Chandelure giungla invece a me non dispiace, c'è un ottimo gank anche a livello 5, lo metterei forse una A meno. Ecco, lui metterei A meno e Venusaur B più, quindi questa è un po' l'ottica che vedo. Quindi ci abbiamo questi pick qua, 4 pick superiori, che sono letteralmente secondo me i più forti. Degli attacker in giungla che sono buoni, ma al momento forse un pelino troppo fragili. Si preferisce, se devi prendere un pick fragile, qualcuno che i danni li fa istantaneamente, come Dodrio o Zoroark. Quindi secondo me questa è la tier list per la giungla aggiornata al 4 maggio. Non vi metto, ovviamente, come già detto, support e defender, perché giocarli in giungla sarebbe trollare, quindi no. Ragazzi, non giocate questi pick che stanno qui sotto in giungla, no, assolutamente. Ma vi invito di nuovo a mettere un bel like se il video vi è piaciuto, a iscrivervi al canale, entrare nel gruppo Telegram, tutte le cose, sapete, seguirmi in live su Twitch e una cosa importantissima, che ci vediamo al prossimo video. Ciao!